Carlo Marino, sindaco di Caserta, la prima domanda non può che essere banale, ha riposato un po', non credo abbia dormito qua nella mozione il giorno dopo, come sta? No, l'adrenalina è ancora tanto, non ho né riposato né dormito, però siamo già pronti qui per iniziare a comunicare con i casertani quello che vogliamo realizzare, quello che le vogliamo fare, ma soprattutto adesso dobbiamo rispondere a tante osservazioni che, tanto ascolto che abbiamo fatto e a tante osservazioni che abbiamo effettuato. Dobbiamo iniziare a dare risposte immediate, si inizia subito con una riforma della pubblica amministrazione, governeremo subito i processi dell'amministrazione pubblica per poter iniziare a dare risposte subito ai cittadini. Sono state settimane, anzi mesi, complicatissimi di campagna elettorale, ricchi, alcuni passaggi fondamentali a cominciare dalla battaglia per le primarie, una battaglia in casa ovviamente, ha superato di misura Enrico Tresca, è stato forse il trampolino di lancio, poi con il partito al suo fianco si è presentato a questa campagna elettorale con altri sfidanti, 8 i candidati sindaci in tutto, alla fine Riccardo Ventre al ballottaggio. Beh, un percorso lungo, complesso, articolato, la politica è anche questa, è fatta di passioni, di incontri, di confronti, di dinamiche e di giuste e leali battaglie, però siamo qui, abbiamo vinto una battaglia che era la battaglia della città, quella della discontinuità, quella del cambiamento, del rinnovamento, del finalmente mettere le barriere su alcuni monti che in questi anni avevano governato male la città, noi l'abbiamo fatto. Adesso abbiamo il dovere e l'obbligo di invece costruire un modello migliore. È normale che ci siano state legittime discussioni e battaglie, oggi invece dobbiamo dare risposte serie, concrete ai cittadini. I cittadini si aspettano molto da questa amministrazione e noi con lo stesso senso di attenzione che loro hanno nei nostri confronti dobbiamo averle sui problemi della città. La stragrande maggioranza dei casertani non sono andati a votare, come ha detto, si amministrerà anche e soprattutto per loro. Noi innanzitutto abbiamo avuto un risultato entusiasmante il primo turno, che era il 71% e che era uno dei dati più alti d'Italia. Quello è il dato vero su cui dobbiamo guardare. La distanza tra me e il mio competitor era enorme, avevamo ben 11.000 voti, avevamo il 25% che abbiamo confermato integralmente anche al secondo turno. Quello è il dato reale, quindi il dato era che i cittadini erano già convinti di una vittoria possibile del centrosinistra e forse il dato vero è quello del primo turno. Tornerà a Palazzo Castropignano in Consiglio Comunale, stavolta però da sindaco, dovrà anche formare una giunta. In passato si era parlato di un possibile assessorato per tutti esterno, assessori tecnici, ci può anticipare qualcosa in questo senso? Beh, io i prossimi giorni mi incontrerò con l'intera coalizione del centro-sinistra, con tutti i gruppi consiglieri, i gruppi politici e i movimenti civici che mi hanno appoggiato, a loro dirò qual è la mia idea della città, di qual è la mia idea di costruire la giunta e la proposta che voglio fare ai casertani, è giusto che lo rappresenti prima a loro, ma certamente sarà, come ho sempre detto, 8 eccellenze casertane e 8 figure autorevoli che possono dare risposte concrete insieme a me a far diventare Caserta finalmente grande. Non è forse la priorità assoluta dei casertani, ma è sicuramente un'importante valvola di sfogo, lo sport, la casertana, la Juve Caserta e anche gli altri, insomma, c'è da parlare anche di questo ai casertani, cosa deciderete in concreto considerando che da un lato la casertana ha una possibile cordata casertana, appunto, dall'altro c'è la Juve Caserta in netta difficoltà con il presidente Lello Iavazzi che ha detto di voler lasciare, cosa si sente di assicurare adesso a campagna elettorale conclusa ai casertani? Allora, io ho sempre messo il primo tema della mia campagna elettorale che mi ho declinato per 30 giorni era quella della protezione sociale, dei deboli, dei disagiati, di tutto quello che è l'aspetto sociale, delle politiche sociali su una città. Ritengo che lo sport è uno degli elementi che può aiutare fortemente a aiutare il disagio sociale. Proprio per questo le due grandi eccellenze, insieme alla pallavolo e insieme poi agli sport minori, devono essere valorizzate, devono essere portate al risalto nazionale. Noi non possiamo permetterci di perdere né la Juve Caserta e né la casertana. La casertana e la Juve Caserta devono avere un'attenzione che deve partire dal basso, quindi chi meglio dei casertani e di imprenditori casertani o di eccellenze casertane possono portare avanti quelle che sono le dinamiche dello sport e possono conoscere anche la piazza, no? La piazza è fondamentale, i tifosi sono fondamentali per una squadra, quindi io sono convinto che immediatamente anche noi come istituzione saremo vicino alla Juve Caserta per darle forza, per darle concretezza e per spingere che diventi un'eccellenza da portare nel paese così come vogliamo portare all'intera città. La casertana mi aspetto allo stesso modo, che ci siano casertani a portarla avanti, finalmente le nostre tradizioni, la nostra identità anche nello sport in modo forte.